Presidente, una sola parola, finalmente. Finalmente, sì, è l'avverbio giusto perché ne aveva bisogno la squadra soprattutto, ne aveva bisogno il mister, ne aveva bisogno i tifosi, ne avevamo bisogno noi dirigenti. Finalmente perché è una vittoria che doveva venire, avevamo bisogno dei punti, ma soprattutto è venuta nel modo migliore perché è una vittoria, mi pare, convincente, è una vittoria solida, una bella vittoria. Ho avuto solo 5 minuti, mi pare, non più di 5 minuti nel secondo tempo, la sensazione che stessimo un pochino arretrando, per il resto abbiamo sempre avuto la partita in mano in modo decisivo, i tifosi sono stati straordinari nel sostenerci e veramente loro, tra cui mi metto anch'io, ne avevamo tutti molto molto bisogno. Ecco, le racconto quanto è successo ieri in conferenza stampa prepartita. Aietti si accomoda, prende la parola prima dei giornalisti e dice: domani facciamo i tre punti, sì. Vogliamo i tre punti, al di là della prestazione, quello che conta è vincere. Ho fatto i complimenti a mister e ho chiesto quanto è gratificante per un allenatore vedere che la sua determinazione si riflette nella prestazione della squadra. Io sono convinto, noi tutti siamo convinti che la scelta sia giusta proprio perché questo uomo mi pare che abbia un approccio di carattere, di volontà eccetera nei confronti dei problemi della squadra che era quello di cui avevamo bisogno e quindi visto che in quel momento, questo è uno strano mondo in cui non è facile intervenire, poco fa vostri colleghi mi chiedevano ma che cosa è successo in questi mesi, è difficile dirlo ma quello che è successo è sicuramente più di testa che di altro e quindi il fatto che lui abbia questo tipo di atteggiamento che ripeto mi sembra tosto, deciso, concreto, è sicuramente la cosa di cui abbiamo bisogno e quindi per tutti spero che i tre punti significhino qualcosa di più rispetto a tre punti. Cominciamo a far fatica a trovare le parole per Gonzalez, un palo, due gol, un assist, però l'abbiamo visto applaudire con particolare verve l'uscita dal campo di Buzzegoli e Le Piglie, due protagonisti importanti anche oggi. Certo. Mi ha fatto molto piacere vedere che il pubblico riabbracciava i giocatori sui cambi, perché questo mi sembra un segno di affetto che i ragazzi si meritano e credo che per loro sia gratificante. Infatti io ho sempre detto in tutti i miei anni da dirigente ai direttori sportivi eccetera di dire ai ragazzi che quando il pubblico li applaude sui cambi facciano un saluto ai tifosi perché è una cosa giusta e bella da fare. Oggi il pubblico, io tra questi, li ha abbracciati sui cambi e questo dà il segno che appunto l'affetto c'era e c'è, quindi andiamo avanti. Ecco, il calendario ora pone di fronte un ostacolo importante come la trasferta di Bari, però nell'aria qui al Piola si respira già l'atmosfera per un'altra partita insomma. Sì, beh, ma adesso ne abbiamo tre importanti mi pare, no? Perché abbiamo quattro prima della sosta, perché abbiamo Bari, poi abbiamo la Pro Vercelli, poi Lanciano e Grosseto. Ma sì, la partita con la Pro è evidente che è una partita che tutti attendiamo, non dobbiamo caricarla di significati eccessivi, perché francamente è una partita come le altre, è una partita che viene tra l'altro in un momento in cui entrambe ci troviamo in posizione di classifica, perché saremo ancora un po' in posizione di classifica non brillantissime. Non deve essere, certamente, questo io lo vado ripetendo anche agli amici e colleghi vercellesi, che insomma dobbiamo anche tenere i toni sufficientemente bassi ricordandoci che appunto è bello pensare che siano due società importanti del vecchio calcio piemontese e che quindi possa diventare una cosa piacevole e divertente, niente di più.